Diciamo che Alessia rimasta Palia, in una 44 anni, stagione dipendente di una multinazionale, concertista, nonché insegnante di sassofono, è la candidata alla carica di sindaco alle prossime elezioni amministrative per il comune di Pistoia, su incarico del partito 3V, Verità e Libertà. Allora, 3V è un partito che esiste dal 2019 e si è sempre proposto nel suo programma, come troviamo anche scritto nello statuto, di mettere al centro dell'azione politica il benessere dell'essere umano. Ovviamente attorno a questo benessere ci sono tante cose, ci ruota tutta la nostra vita, quindi si parla di un benessere economico, un benessere a livello di salute proprio, un benessere emotivo, quindi ecco tutta l'attività umana è presa in considerazione. Siamo in un mondo vasto, grande, non siamo isole, quindi anche Pistoia, anche il mio sguardo su Pistoia sarà uno sguardo allargato alle realtà anche di fuori della nostra città, proprio perché le nostre città stanno in equilibrio perfetto. In un sistema però che deve essere sano, in un sistema in cui ci sia una vera attenzione sia all'ambiente e a tutte le altre tematiche che riguardano appunto la nostra vita. Nel caso di ballottaggio e non fosse lei ad arrivare al ballottaggio, chi sosterrà? Allora, diciamo che la nostra visione su questo argomento è un po' delicata e quello che è il nostro caposaldo è sicuramente la coerenza. Noi dobbiamo trovare coerenza nei nostri amici, cioè scegliamo di andare con chi presenta una certa coerenza.